Via con Liscio, appuntamento anche oggi in un momento che ci vede coinvolti e soprattutto un momento importante perché oggi vi racconto la storia della Terra dei Cachi, questa canzone realizzata con Elio e le Storie Tese nel 1996, Festival di Sanremo, 1º maggio a Roma con artisti importantissimi, ricordo quella giornata fantastica con Sting, con Zucchero, con tanti artisti, cantanti pop italiani e non solo pop italiani, ma un po' di tutto il mondo. E con la diretta Rai 1 di Chiambretti, un giorno importantissimo. Però torniamo un attimo a Sanremo 1996. La Terra dei Cachi rischiò di vincere, arrivò seconda e prese il premio della critica e fu uno dei brani più suonati nell'estate di quell'anno. Io pensavo di farvi ascoltare l'arrangiamento realizzato su incarico di Elio e quindi con un grande orgoglio ricordo di essermi gettato a testa bassa sul pensare come rivoltare un po' quello che era il loro arrangiamento originale. E io dovevo renderlo folk, un po' sicuramente con tanti momenti di liscio. E subito ho pensato alla prima parte di farla a tempo di valzer. Quindi una prima parte di valzer e poi successivamente tornare al fox, però tradizionale, che si avvicina molto all'origine ritmica della canzone scritta da Elio. Metto gli occhiali e cerco di fare il meno errori possibili, sia nelle parole sia negli accordi, ma sono gli accordi che mi preoccupano. Comincio. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccatissimo. Papaveri e papi, la donna cannolo. Una lacrima sul visto, Italia sì, Italia no, Italia sì, Italia no, Italia bu, la strage impunita, puoi dirti sì, puoi dirti no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta. Per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pom, comando ratatatatata, ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più sangue scorrerà, infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai. Primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò. Italia è viva, Italia perfetta. Vabbè, questa è una versione riuscita anche abbastanza bene, ti dirò un paio di sbavature più che accettabili in un momento di ricordo fatto con tanta passione, anche piccola emozione, perché presentarvela così, suonandola anche magari con il rischio di sbagliare, però mi piace mettere in gioco quello che negli anni sono riuscito a crearmi. Oggi vi lascio quindi con la Terra dei Cachi, non con il video, perché il video ufficiale è stato realizzato nel 96 e ci sono dei diritti di riservati che non possono essere, diciamo, messi in un'emittente pubblica o in altri posti, appunto, dove c'è interesse editoriale da tutelare. Però su YouTube, se volete andare a vedere cos'era successo nel 1996 con questa Terra dei Cachi e rivedere un po' più giovani io e anche gli altri, naturalmente, e rivedervi magari pensando a quanti anni sono passati dal 96, anche voi più giovani,
quindi rivivere un po' di emozioni del passato, andate su YouTube, cercate La Terra dei Cachi e le storie tese e buona visione. Nel frattempo sicuramente arriverà un bel video. Io propongo e chiedo alla mia simpatica e affettuosissima amica Tiziana di mandare, se riesce, poi pazienza se arriva un altro video, però vorrei farvi ascoltare ancora Alla Fermata, nella versione cantata da Moreno il Biondo, Mirko Mariani Extra Liscio, quindi una versione extra liscio, quell'altro grande progetto che tanti di voi già conoscono, e con la partecipazione straordinaria della voce della Romagna, la voce di Romagna Mienza World, Mauro Ferrara, che nell'occasione di questo video non canta. Ciao!